E Radio Radicale, siamo con Luana Zanella, capogruppo di Sinistra Italiana Verdi, per parlare con lei di Venezia e del ticket dei 5 euro che entrerà in vigore nel 2024, che è stato deliberato ieri dal Comune di Venezia. Allora, le volevo chiedere, insomma, lei come l'aveva presa questa scelta e soprattutto se andrà incontro a delle polemiche, se è giusto che per entrare in una città, insomma, si debba pagare un ticket, come verrà fatto rispettare. Allora, le questioni aperte sono tante. Le volevo chiedere, lei da veneziana della terraferma, cosa ne pensa? Beh, essendo della terraferma, però dello stesso comune, spero che non mi facciano pagare il ticket. Forse non lo Ecco, pagheranno i veneziani, no, tanto si beh, parla di fuga sicuramente, da Venezia. sicuramente, ma no, il discorso, la questione è molto seria perché è da anni che si parlava di questo ticket, non è una novità, è una misura che alla fine farà fare cassa, un po' di cassa al comune, però non risolverà assolutamente il problema del turismo che invece andrebbe governato, programmato e soprattutto fatta una politica seria in risposta ai bisogni delle persone, quelle poche ancora residente nella città storica, che si vedono alzare gli affitti delle case, vedono i propri figli e figlie che non possono continuare a vivere dove sono nati perché le condizioni sia di lavoro che di vita sono incredibilmente pesanti. Pensiamo soltanto al fatto che ci sono più posti letti e residenze per gli affitti brevi, chiamiamoli, per i turisti mordi e fuggi, che non per i residenti stessi. Cioè, se tu guardi la pianta, no, della città e vedi i puntini che riguardano i posti letto a disposizione rispetto a quelli dove la gente in carne ed ossa vive, è una cosa impressionante. Questo significa che la città ha perso la natura stessa, si è persa, ha perso non solo l'anima, ma perfino il corpo, per far sì che questa città sia tale. Venezia, tra l'altro, è regolata, regolamentata, insomma, per alcuni aspetti fondanti e fondamentali dalla legislazione speciale nazionale. Tra questi, diciamo, aspetti, quello del socio-economico, residenziale, che insomma la vita della città, aveva un peso, avrebbe dovuto avere un peso. Invece, man mano, è sparita diciamo, questa preoccupazione da parte della politica a livello nazionale, non ne parliamo, ma soprattutto a livello dell'amministrazione comunale, di predisporre veramente linee che andassero a rivitalizzare questa città e a mantenerne il tessuto, non dico produttivo, che mi rendo conto è estremamente difficile ormai contrastare la monocultura turistica, è veramente un'impresa ardua, ma proprio quello dell'esistenza delle persone che vivono, che studiano e che potrebbero anche modificare il futuro di Venezia. Come verrà, lei ha provato a pensare come verrà gestito per esempio il periodo del carnevale, quello della regata storica? Allora, soprattutto quando ci saranno maggiori afflussi, allora ci sarà il numero chiuso? Ma guardi, Come si fa a stabilirlo? la possibilità di gestire i flussi, anche grazie alle tecnologie a disposizione, ci sono. Però vorrei soffermarmi un attimo sulle centinaia di persone che hanno manifestato e che continuano a manifestare ormai da anni contro misure come questa del ticket. Poi tecnicamente, quando ci saranno i periodi di grande afflusso turistico,
è del tutto evidente che sarà impossibile, credo, perfino esigere il ticket, perché ci vorrà, non so, io, un task force dappertutto, in tutti gli angoli della città. Dice, non è che la città sia un museo, certo, dove c'è un'entrata e un'uscita. Insomma, è una città con tantissime possibilità di entrata e altrettante di uscita, quindi la vedo veramente molto molto impegnativa. E poi l'unica via d'accesso qual è? Quella del Ponte della Libertà? No, la Ponte della Libertà, poi c'è la stazione, poi ci sono le altre entrate via acque. Ce ne sono tantissime, perché se sì, uno c'è una barca. Allora, ma una tassa di ingresso come questa, che lei risulta, se è stata applicata mai in qualche altro posto, la ritiene una tassa medievale? Ma guardi, no, ma non so. In quanti siete, da dove venite? Tre sesterzi? Sì, ma insomma, questo già all'epoca avrebbe avuto un senso, no? Perché c'erano le dogane, c'erano i confini. E c'erano delle regole, diciamo. Nell'era di Schengen? Tra l'altro c'è anche questo aspetto, ma anche di più, ci sono tutte le persone che arrivano a Venezia per lavoro, queste dovrebbero essere escluse, perché Venezia, si dà il caso, è anche il capoluogo di provincia e capoluogo di regione. Ecco, quindi, se io per esempio sono un insegnante universitario, insegno all'università, e non ho la residenza, me la paga l'università biglietto d'ingresso? Ovviamente adesso io la delibera non l'ho vista, ci saranno sicuramente tutte queste eccezioni, queste deroghe, così, perché anche rispetto ai cittadini che abitano nel Veneto ci saranno delle eccezioni, se ne parlava, adesso non lo so come siano state poi definite. Ma pensiamo anche al fatto, le persone che vanno a trovare i parenti, le persone che hanno i propri cari magari nelle case, nelle RSA oppure in ospedale, cioè, e per non parlare poi che ci sono i tribunali, c'è la Corte d'Appello, cioè ci sono tutta una serie di istituzioni, la regione. Il casinò non c'è più? Il casinò c'è, ma cioè, non mi ricordavo. Sarebbe anche giusto che pagassero. Beh, se vanno lì a giocare, se giocano il super bingo dell'ingresso. Penso che non sarà un grande problema per chi va a giocare al casinò. Ecco. E poi pensiamo poi a tutti i periodi per noi strategici, che sono quelli, adesso abbiamo appena chiuso la mostra del cinema, ma le biennali dell'arte e dell'architettura che si svolgono nel corso di mesi e mesi. È molto brutta, insomma, queste cose. Certo. Un conto è una arriva tassa, lì per la biennale. Un conto è la tassa di soggiorno, che secondo me è giusta, e chi soggiorna è così. E un conto invece è, anche perché non è tanto, non voglio fare un ragionamento di tipo così moralistico, no? Ma il ticket non serve, non è che se uno entra a Venezia e viene da Stoccolma e si fa il giro dell'Italia e fa la puntatina a Venezia, pure, non so, soggiornando, per dire, come succede adesso nei Colli Euganei, dove a farsi le cure termali, faccio un esempio. No, non sono i 7 euro, i 5 euro, i 10 euro che lo bloccano, no? È una misura che non funziona, serve, secondo me, per dire facciamo qualcosa piuttosto di niente, e quindi ti metti l'animo in pace, e poi sotto sotto fai anche un po' di cassa, anzi un po' tanta di cassa. Certo, va bene. Grazie a Luana Zanella, capogruppo di Sinistra Italiana Verdi, con la quale abbiamo parlato del ticket d'ingresso a Venezia.